fammi salutare dei carissimi amici che sono in taxi, sono tassisti e hanno fatto una cosa bellissima. Gianni, Edi, davvero, Marco, Ivano, meravigliosi. Hanno fotografato, si sono fatti la foto con la maglietta dell'Opera contro la pedofilia, Ultima missione Destinazione Inferno, e non ci saranno mai tante adeguate parole per ringraziare questa gente, questi amici, davvero grazie di cuore. Massimo Mazzucco, cosa pensi del Papa? Ti chiedono. No, questo non puoi farmelo. No, ho anche tolto, non me ne vorrà l'amico, insomma, Cristal, ho anche tolto l'aggettivo che, insomma, carissimo Mazzucco, cosa pensi del Papa? Dai, così va In bene. due parole, diciamo che preferivo molto di più Wojtyla, che cercava se non altro di mediare il passato della Chiesa con il futuro verso il quale va il mondo. Questo Papa invece è un restauratore completo ed è un. Lo ritengo anche moralmente non integro, perché è la persona che comunque bene o male ha continuato a coprire per 20 anni la pedofilia all'interno Però della Chiesa. era Papa Wojtyla, eh? Sì, ma era lui il capo della Sacra Sì, Congrega, ma era nel lui responsabile. 2002, sì, ma mi sembrano che lui è peggio dell'altro, detto proprio in termini. Non lo so, no, no, diciamo Guarda, i grossi Ratzinger. scandali legati Chiesa pedofilia li hanno coperti in assoluto tre papi. Uno, detto il Papa buono, è innegabile, Giovanni XXIII, l'altro è Paolo VI e l'altro è sotto il pontificato di Carol Wojtyla. Sì, ma appunto era Ratzinger il Sì, capo della congrega della d'accordo, fede, era lui d'accordo. responsabile. Ma mi Cioè c'era sembra che. la famosa bolla, il crimine sollecitazioni, che diceva praticamente non si faccia sapere, si tenga tutto al coperto, e lui per 20 anni avrebbe potuto farla togliere, invece l'ha mantenuta e addirittura si è abrogato, si è, come si dice, ha Arrogato. deciso. No, praticamente ha voluto gestire lui tutti i casi più bollenti. Mandate a me che ci penso io, quando era e ha controllato tutto lui, e tutto è rimasto sotto silenzio. Questa secondo me è una responsabilità imperdonabile. A parte quello, poi voglio dire, ognuno può dirigere la Chiesa come vuole, è sua, non è certo mia, quindi questo può fare quello che vuole. Però c'è un limite rispetto alla moralità che secondo me è superato. Ma tranne San Francesco e Gesù Cristo, secondo me nessuno aveva amore. Nessuno, credi, forse Chiara, Rita, Caterina, ma poca roba, poca roba. Benedetto per la sua grandezza, il santo, non il Papa. Allora, Cristina, mi chiedo una cosa, qui vado a memoria, però ovviamente il dato lo riferisco a Massimo. Con Paolo Franceschetti l'altro giorno si parlava di pedofilia e di sparizioni. In America il numero è inquietante. Paolo, tra l'altro, tornava proprio questi giorni, è tornato dall'America, ha detto quello che mi ha impressionato, questi cartelloni con tutta la griglia, le foto dei bambini, dei ragazzini scomparsi. E Cosco, che immagino lei conosca, Maestro Mazzucco, nel 2000 fa un reportage, un'inchiesta, dicendo che è andato ufficiale, tra l'altro, che in America scompaiono 2200 bambini al giorno, molti di questi vengono ritrovati, per l'amor del cielo, molti altri no, purtroppo, insomma è un dato, Cristina dice, vorrei che questo dato lo commentasse Mazzucco, quanto è strano questo paese che vuole insegnare e esportare la democrazia agli altri, poi manca dal Ah punto di. beh, se vogliamo fare la lista delle ipocrisie, possiamo stare qui una settimana. Rispetto ai dati non posso, non lo so, non li posso confermare, so due cose però, che sono molto più, appunto, sono altissimi, questo sì, e che soprattutto c'è proprio una specie di accordo collettivo per non parlarne e non, come dire, non riconoscere il problema. Cioè nessuno parla mai di questo problema. E siccome dovrebbe essere un problema che riguarda tutti e dovrebbe essere primario, è chiaro che ci deve essere una volontà da qualche parte per cui questo problema non venga presentato come tale. Ecco, quando ci sono i casi clamorosi, come dici tu, qui scatta quello che si chiama Amber Alert, Ecco qua, sì, cioè grazie. No, no, scatta ringraziavo praticamente. Cristiano, che, vabbè, Riccardo, buonanotte, che mi ha dato il dato, 2200 bambini. Sì, ti chiedo scusa, Massimo. Dicevo, e qui c'è, quando ci sono i casi eclatanti scatta la Amber Alert, cioè se un bambino viene rapito per esempio al supermercato, allora scatta un meccanismo per cui su tutte le radio, su tutte le autostrade, addirittura lampeggia la scritta, si cerca bambino biondo con uomo, col baffi, eccetera, eccetera. Questo è un tentativo così di
di spaventare un po' psicologicamente, ma non credo che i rapitori di bambini di cui parla Franceschetti siano questi qui che magari portano via il bambino per rivenderlo. Credo che siano altri giri molto più complicati. Una cosa so di sicuro: 10 anni fa non so se la ABC o la CBS aveva preparato un documentario dove svelava delle connessioni dirette fra un giro di pedofilia che c'era non so in quale città del Midwest, direttamente con la Casa Bianca, 15 anni fa, quando c'era Bush ancora presidente. Pensa, hai anticipato... Bush padre, scusa. Sì, hai anticipato il nostro amico Lone Ranger, Lone Ranger 79, il quale dice: potresti leggere un passaggio dell'inchiesta di Cosco Amazzucco riguardante proprio la Casa Bianca, Bush padre, Ted Gunderson. Ecco. Non ho letto Cosco, ma ce l'ho arrivato anch'io per le mie strade, quella storia lì, sì. Ed è pesante, perché lì è stato bloccato il documentario, sparito, addirittura non esiste più una copia, cioè io sono riuscito, chi ce l'ha, è riuscito a trovare una copia che circolava in rete fatta da un VHS dalla Moviola, quindi qualcuno ha filmato in Moviola per fortuna il documentario e poi col VHS l'ha messo in rete, quella è l'unica copia che si trova in giro, questo la dice lunga sul da dove deve venire l'ordine di non diffondere una cosa del genere. Caro Massimo, sono stato negli USA un anno fa e mi hanno spiegato che nessun americano crede alla teoria ufficiale del World Trade Center, ma per rispetto di chi è morto non se ne parla. Che mi dici? Dico che se fosse così sarebbe una contraddizione enorme, proprio nel rispetto di chi è morto, voglio dire, se tu fossi stato una persona di quelle che stanno cadendo dall'80° piano e avessi potuto fare un ultimo pensiero, io penserei, spero che almeno quelli che restano vivi scoprono chi è il bastardo che mi ha obbligato a morire in questo modo. Il rispettare i morti e non cercare il vero colpevole è una contraddizione ridicola, secondo me. Qui molti lo sospettano, molti. Più o meno tutti sanno che c'è un problema, perché si è parlato, come un po' in Italia, si è parlato del problema delle Torri Gemelle. Ci sarà sicuramente chi è andato a informarsi, che è convinto, ma credo che sia un 10-15% al massimo. Mentre secondo me almeno la metà della gente proprio non vuole sapere, non si interessa, perché sa che andando a guardare scopre delle cose brutte. Allora c'è molta gente, è un discorso che facevamo anche un po' di tempo fa con te, quando tu sai che certe cose non vuoi saperle perché non hai voglia, non sei in grado di reggerle, così preferisci non informarti e le ignori. Non ti rendi conto che ne stai soffrendo comunque le conseguenze in modo indiretto. Ma questo è il modo in cui va il mondo, c'è poco da fare. Ecco un amico d'attivissimo, Enrico, prendilo come una battuta, siamo a fine settimana, ci mancherebbe, luglio avviato. Ma io ho saputo che fa un freddo pazzesco dalle parti. Si muore anche oggi, 37 gradi sul raccordo. Enrico scrive, se Mazzucco si riferisce al documentario di Dobbienko, hanno fatto bene a toglierlo di mezzo perché era una grande bufala, si parlava addirittura di riti satanici. Aspetta, di riti satanici e addirittura che il presidente degli Stati Uniti, Bush padre, beveva il sangue dei bambini. Mazzucco non ha detto questo, aspetta, però dico un'altra cosa, io non faccio ovviamente. Enrico, leggo testualmente perché ringrazio Riccardo. Questa è la risposta di Enrico, la nota che mi hai preparato, ok. Ciò che più lascia sconcertati, scrivono i giornalisti americani che si interessarono di questa vicenda, di questa setta, è che secondo Ted Gunderson, dirigente dell'FBI di Los Angeles, sai che faceva proprio il pasticcere, che è più onorevole fa il pasticcere che secondo me che il dirigente dell'FBI, però non era proprio uno scemo qualsiasi, fino al pensionamento avvenuto nel 79 e da allora è investigatore privato e consulente per la sicurezza e a quanto scrive la rivista Nexus New Times. Allora, sono tanti a scriverla sta cosa. Due risposte. Sì. Ted Gunderson è un signore con i controcosi, perché è uno che appunto appena lasciato il FBI si è messo a lottare contro queste cose, ha anche denunciato l'11 settembre, ha raccontato chiaramente tutto quello che si sapeva, ha raccontato addirittura, lui c'era già ai tempi di Pearl Harbor, che appunto era stata proprio diffusa all'interno dell'FBI l'ordine di non parlare del fatto che tutti sapevano già in anticipo di Pearl Harbor, poi la cosa è venuta fuori comunque, ma lui si ricorda di quando fu dato l'ordine di non mettere in giro l'informazione che lo sapevano già, perché l'FBI ovviamente lo sapeva già. Questo è Gunderson. Poi invece rispetto prima al documentario, non so chi sia il nome che ha citato, ma quello di cui parlo io non parlava di sette satanico, di bere il sangue, ed era un documentario fatto da una catena televisiva, da un network, quindi non credo che sia la stessa cosa. Era fatto molto bene,
fatto in modo classico con i testimoni che raccontano, e c'era tutto il collegamento fra questo centro per la gioventù, il solito centro, perché da una parte raccolgono gli orfani e si fanno questa copertura di benefattori, no? Beh, sempre così alla fine. E dall'altra invece si scopriva che ne entravano 20 al mese, ma ne uscivano 5 da qualche altra parte e finivano a Washington. Vabbè, questo, ma non è la stessa cosa, questo, state, viaggiate in macchina insieme, Enrico e Marco, perché scrivete le stesse fregnacce, però dice: questi orrori li sento sulla tegra, mi ciò te sembra d'esagerà, a parte il tono confidenziale che mi è assolutamente di garbo. Lo ha scritto il Corriere della Sera il 28 luglio del 90. Ormai Riccardo Lodi è talmente preparato in questo che ve brucia subito. Orrore a Londra, lo scrive il Corriere della Sera, il giornale dei poteri, il giornale più diffuso nel paese. Orrore a Londra dopo la scoperta di un mercato di pellicole per pedofili con riprese dal vero. E più avanti Scotland Yard teme che almeno 20 bambini scomparsi senza lasciare traccia negli ultimi 6 anni abbiano fatto una fine orribile. Una squadra speciale è stata formata per indagare nel lurido mercato del video pornografico Snuff destinati a pedofili sadici. E questo era il 90? Nel 90, mentre la Zanzara, credo la Zanzara o Nicoletti chiamino a Radio 24 Severino Colombo e non gli contestano la cosa che lui nega sugli Snuff Movie, noi quando lo chiamammo, ma non era ancora per gli Snuff Movie, gli contestammo le fregnacce che diceva riguardo le scie chimiche. Poi la verità qualcuno nel mondo la dice, sta a voi, ma Andreotti ricordava pure a che serve la verità, in quale nome, per nome di quale Dio si deve dire la verità, Massimo. Bravo, lo diceva Andreotti, insomma. Questo lo dice anche un amico mio di Mazzucco, il giornalista Maurizio Blondè. Dice anche questa cosa: certi personaggi praticano strani riti su un'isola vicino a Washington, sono personaggi di alto livello, si riuniscono in notti di luna piena e celebrano dei riti molto particolari. Naturalmente nessuno vuole indagare su questo perché si tratta di gente molto potente, lo dice Maurizio Blondè. Sì, io non ho informazioni sui riti, se non ho mai sostenuto niente sui riti perché non ho mai fatto indagini, e comunque presumo che si troverebbero solamente delle prove di terza mano, perché nessuno pubblica il mattino dopo le fotografie del rito che ha fatto la sera. Però sicuramente le informazioni di questo tipo sono talmente tante che uno ad un certo punto dovrebbe anche pensare come mai vengono fuori tutte queste cose se non fosse vero, capisci? C'è anche quel tipo di ragionamento. Io conosco anche la persona e l'onestà dell'amico che ha scritto questo messaggio, un uomo delle istituzioni che all'interno delle istituzioni mi fa ancora ben sperare, perché io conosco Mauro Benedetti ed è una persona meravigliosa. E scrive: forse l'unica cosa che dissento da Mazzucco, il Santo Padre è una persona bella dentro e fuori, la ferma e ripetuta condanna alla pedofilia è solo una delle cose meravigliose che sta facendo per l'umanità. Sì, adesso la sta facendo. E la sta facendo da 2 anni. Mauro riprende anche un po' la commedia, che è un dato ufficiale che ci condivise Monsignor Fisichella apprezzando l'opera stessa, Accademia Pontificia, il Presidente. Ci disse: bella quest'opera, vi voglio dare un ulteriore documento. E Ratzinger già lavorava, ma evidentemente sapeva che molto probabilmente sarebbe stato elevato al soglio di pietra, e quindi ci stava lavorando dal 2004 su questa cosa, per tamponare l'emorragia, per dimostrare che la Chiesa è contro la pedofilia, per passare lo straccio sull'orrore soprattutto di Boston. Non lo so Mauro, non lo so Massimo, sicuramente Massimo dice delle cose inconfutabili, come è inconfutabile, almeno dal punto di vista della documentazione ufficiale di Papa Ratzinger, questa ferma condanna alla pedofilia. Ma è vero anche quello che dice Massimo, però, rispetto al cardinal Ratzinger, Mauro. Viva Dio, però, comunque, se eravamo tutti detto, uguali, eravamo ma gialli. Ma hai fatto una domanda che non dovevi farmi, perché lo sai come la penso. No, ma io te le faccio tutte. Ho cercato di frenarmi. No, ma la bellezza tua e di Mauro, credo sia il mio Mauro che conosco, non un caso di omonimia, sarebbe lo stesso. Siete due persone per bene, e quando le persone sono per bene e oneste intellettualmente possono sostenere tutte le tesi del mondo. Qui c'è Diana che fa una domanda al nostro Mazzucco, mentre qui, come si chiama? Savino? Allora, Savino glielo dico io al volo. Diana, la domanda la faccio dopo la pubblicità. Basta andare su luogocomune.net, ci sono i DVD di Massimo Mazzucco che si possono acquistare, correggimi se sbaglio amico mio, a 49 euro? Il cofanetto da tutti e sei, sì. 49 euro. E lì trovate tutto, insomma, non ci vuole. C'è Cancro le cure proibite, La vera storia della marijuana, 2 sull'11 settembre, cioè Inganno globale e
nuovo secolo americano, UFO, quello degli UFO, il pericolo militare degli UFO, e l'altro è l'assassinio di Robert Kennedy.